saltelli sono facilissimi. Toccare il gomito sollevando un ginocchio per volta. Il movimento della tenda che sventola. L'applauso rallentato con balzo in avanti. Gamba destra protesa avanti con tallone a terra e sinistra portante semipiegata. Dalla parte opposta. Il movimento di Arlecchino. L'applauso sollevando una gamba per volta. La girandola a pala singola. Spostarsi seguendo l'armadio mosso dai fantasmi. Parare le loro bastonate. E i calci del mulo. Battito delle mani in alto, sulle ginocchia e sul pavimento, per poi saltare come una molla. Pattinare in discesa libera. Nuotare nel fosso. La musica usare e farci sentire ok. L'avete voluto voi, saltellare, iniziare, toccare il giro più con il gomito. Quattro volte, portate le doppie. Tre, quattro. Muoviti sul passo, non fermarti. Viaggi con la fantasia, protendi le gambe con punta all'insù. Sarai Arlecchino, esperto di burle che applaude sempre così. L'avete voluto voi, poi la girandola a pala singola, mentre le gambe molto sciolte si molleggiano. Poi tira la maniglia doppia dell'armadio che si sposta. I fantasmi del castello fanno scherzi anche con quello. Ma sei bravo anche a parare bastonate a dritte a manca e anche i calci di quel mulo che è già stanco del lavoro. Movimenti semplici, batti tre poi tenditi alto, medio, basso e poi come molle siamo noi. Giullare non si sta come quando tira. Ora voglio un applauso per quando rallentato non salta più adatto. E pattinando giù in discesa libera ti sembrerebbe di volare se non fosse che si deve ritornare alla catena di montaggio. Quante volte l'avrò fatto questo movimento insano, ma potremo finalmente rinfrescarci giù nel fosso. E asciugati imitando la penna che sventola, finché bolle la pentola. Movimenti semplici, batti tre poi tenditi, alto, medio, basso e poi come molle siamo noi. Giullare non si sa come quando...